091 96 11 08. Catania, l'ex sindaco Raffaele Stancanelli indagato per falso ideologico. Archiviata l'indagine a carico di 26 titolari di teatri siciliani indagati per maxi truffa alla regione. Bagheria, il sindaco Patrizio Cinque studia un progetto per la rivalutazione del centro storico. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di venerdì 19 settembre. Come avete appena sentito nei nostri titoli, l'ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, ed alcuni ex assessori del comune etneo sono indagati per falso ideologico. Avrebbero dissimulato la reale situazione economico-finanziaria del comune, alterando le poste dei bilanci. Vediamo. L'ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, è indagato per falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici insieme agli ex assessori al bilancio Roberto Bonaccorsi e Gaetano Riva, responsabile pro tempore della direzione della Ragioneria Generale del Comune, Giorgio Santonocito, ed altri 16 funzionari. Agli indagati viene contestato di avere concorso a vario titolo a dissimulare la reale situazione economico-finanziaria del Comune di Catania, alterando alcune poste dei bilanci degli anni 2009, 2010 e 2011 allo scopo di evitare la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente e lo scioglimento del Consiglio Comunale. Gli avvisi di conclusione indagini sono stati notificati dalla Guardia di Finanza. Nel corso delle indagini, militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Catania hanno proceduto all'acquisizione di un'ingente mole di documentazione in vari uffici del Comune e nelle sedi delle principali aziende partecipate. L'esame svolto ha consentito inoltre di evidenziare significative anomalie nella formazione e nell'approvazione dei documenti contabili per un importo complessivo di oltre 270 milioni di euro. Sit-in stamattina a Palermo dei 165 lavoratori dell'Ansaldo Breda di Carini sotto la presidenza della Regione. FIOM, FIM e UIL hanno indetto la mobilitazione unitaria esprimendo preoccupazione per le prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento. Lavoratori e sindacati sono infatti in allarme. All'ultimo incontro romano la società ha illustrato il piano industriale relativo a tutti gli stabilimenti, ma il sito palermitano è l'unico rimasto fuori dagli investimenti. Fit CISL su raccolta rifiuti nel palermitano. Lavoratori senza stipendio si rispettino le norme. Vediamo. I lavoratori degli ATO Palermo 1, Palermo 2, Palermo 4 e di qualche comune dell'ATO Palermo 5 non ricevono gli stipendi, in alcuni casi anche da 3 mesi. A denunciarlo è la FIT CISL. È la solita storia degli ultimi anni, sottolinea Dionisio Giordano, segretario regionale Ambiente, con le amministrazioni comunali incapaci di far pervenire le risorse agli ATO prima, ai commissari straordinari nominati dalla Regione oggi. Fra stipendi non pagati, mezzi per la raccolta insufficienti, obsoleti, carenti, cassonetti fatiscenti, qualcuno continua a chiedersi il perché delle condizioni igienico-sanitarie precarie nei territori. Come CILS esprimiamo anche la preoccupazione sull'immediato futuro della raccolta a rifiuti in Sicilia. Cosa succederà in tutti gli ATO dal prossimo 1 ottobre? Forse il Presidente della Regione penserà ancora che il ritorno del servizio ai comuni sia la giusta soluzione, ma a parer nostro, e come dimostrano i fatti, questa scelta non ha fatto altro che creare tensioni sociali aspre, territori in cattive condizioni igienico-sanitarie e la macelleria sociale che anche nel settore dei rifiuti sotto il governo Crocetta ha continuato a fare vittime, come dimostra il caso dei 174 lavoratori licenziati dal Coinres. Giordano conclude: la soluzione è certamente imporre alle SRR e ai comuni l'applicazione della legge 9 del 2010 e l'accordo quadro del 2013 sulla continuità del personale e la riorganizzazione dei servizi. Si tratta della semplice applicazione di leggi e norme. Gli 80 euro di Renzi e il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione. Ne abbiamo parlato con Francesco Prudenzano, segretario generale Federazione UGL Intesa. Vediamo. Gli 80 euro, che poi molti non hanno ricevuto completamente, sono serviti soltanto a compensare alcuni problemi che già da tempo si hanno. Si ricorda che la pubblica amministrazione non ha un rinnovo dei contratti dal 2009.
per cui se si pensava che questi 80 euro potessero essere rimessi in circolo per i consumi, beh, una gran parte non è stato così e sono serviti per risolvere problemi interni che avevano le famiglie. E a proposito, le ha parlato del contratto della pubblica amministrazione. Cosa chiede l'UGL in questo campo? Dall'anno scorso avevamo già chiesto responsabilmente che ove non ci fossero i soldi per i rinnovi, e bisognava discutere se veramente non ci fossero i soldi per i rinnovi, perché il rinnovo di un contratto di tutta la pubblica amministrazione costa 3 miliardi e mezzo massimo, e invece ne sono stati spesi molti di più per altre situazioni. Faccio un esempio soltanto: per ripristinare i debiti del Monte Paschi ne sono stati regalati 4, ma a prescindere da queste che possono essere le polemiche, in realtà noi stiamo chiedendo almeno una riapertura dei tavoli per la parte normativa, perché ci sono moltissime cose, abbiamo moltissime idee da proporre anche sulla modifica delle regole dell'attività della pubblica amministrazione. Ma come si può pensare che riparta l'economia se viene tolto agli impiegati o comunque alla gente che lavora o che fattura? E non si può pensare, assolutamente, non può ripartire l'economia in questo modo. Se noi vogliamo che si ricominci a crescere la domanda e quindi i consumi interni, dobbiamo rimettere in circolo delle risorse. Se queste risorse Bruxelles non può concederci di metterle in circolo, bisogna trovare un altro sistema che non può essere legato alla gran massa che prende poco, ma forse a una piccola parte che prende molto, per rivendicare diritti acquisiti di 30 anni fa che adesso sono un po' fuori luogo. Siamo lieti di apprendere che è stato depositato il ricorso al TAR per fermare il progetto offshore Ribleo al largo della costa tra Gela e Licata. Anche l'ANCI Sicilia, infatti, nei mesi scorsi ha aderito alla battaglia giudiziaria promossa da varie associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace. Lo ha detto il presidente dell'ANCI Sicilia, Lulu Corlando, che poi ha aggiunto: siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato poiché i comuni maggiormente interessati hanno accolto l'invito lanciato dalla nostra associazione, aderendo numerosi e compatti ad un'iniziativa in difesa del Mediterraneo e in particolare delle coste della Sicilia. Intimidazione a Elena Ferraro, l'imprenditrice antipizzo di Castelvetrano, che 2 anni fa denunciò Mario Messina a Denaro, il cugino del boss latitante. Qualcuno ha reciso i fili elettrici della TAC che a giorni sarebbe entrata in funzione nella sua clinica. La donna ritiene che si tratti di un'intimidazione legata alla sua storia di imprenditrice contro la mafia. 2 anni fa infatti denunciò alla polizia Mario Messina Denaro, poi condannato per estorsione a 4 anni e 2 mesi. Non mi fermeranno, ha commentato Elena Ferraro, andrò avanti per la mia strada. Parliamo adesso di teatri, perché il GIP di Palermo ha archiviato l'indagine a carico di 26 titolari di teatri siciliani indagati per una maxi truffa di 2 milioni di euro alla regione siciliana. Vediamo. Il GIP di Palermo ha archiviato l'indagine a carico di 26 titolari di teatri siciliani indagati per maxi truffa di 2 milioni di euro alla regione siciliana. I responsabili dei teatri, secondo l'accusa, avrebbero emesso false fatturazioni, non pagando i contributi ai dipendenti e ricevendo finanziamenti per spettacoli mai portati in scena. Tra le posizioni archiviate anche quella del noto teatro palermitano Al Massimo e del Museo delle Marionette. Possono tirare adesso un sospiro di sollievo tra gli altri Aldo Morgante, Gianni Nanfa, Sabrina Petix, Vincenzo Pandolfo, Vito Parrinello e Marco Pupella. Sono 26 le persone risultate del tutto estranee ai fatti e per le quali la stessa procura ha ritenuto di non avere elementi sufficienti per sostenere l'accusa. Per gli altri 45 invece l'inchiesta è stata chiusa e probabilmente i PM chiederanno il rinvio a giudizio. Il decreto di archiviazione emesso in data odierna dal GIP fa sapere con una nota Aldo Morgante, direttore artistico del Teatro Al Massimo di Palermo, riconosce la totale estraneità dall'infamante accusa di aver truffato. Ho sempre mantenuto fiducia nella magistratura, certo che alla fine avrebbe riconosciuto la piena regolarità del nostro operato. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 5 agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Pagliarelli in relazione alla rocambolesca fuga avvenuta il 7 maggio scorso dell'ergastolano albanese Valentin Froccai di 36 anni, di cui da allora non si hanno più notizie. Il reato ipotizzato nei confronti delle guardie è quello di procurata evasione. Gli inquirenti adesso stanno valutando se contestarlo nella sua forma colposa o dolosa.
Il Comune di Palermo si costituirà parte civile. 6 avvisi di conclusione indagini notificati a 126 dipendenti della RAP per quanto avvenuto tra Natale e Capodanno del 2013 dovessero diventare rinvii a giudizio. L'assessore all'ambiente Cesare Lapiana intanto ha chiesto al presidente della RAP Sergio Marino di avviare immediatamente un'inchiesta amministrativa interna alla società per accertare le responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare e prendere i conseguenti provvedimenti. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, non ha ancora firmato il provvedimento di chiusura di Corso Umberto. Allo studio un progetto più ampio per la rivalutazione del centro storico. L'intervista. Io non ho ancora firmato nessuna ordinanza. Ho avviato una discussione con i commercianti di Corso Umberto, perché anche in campagna elettorale avevamo aperto appunto un dialogo su questa prospettiva, che non prevede l'apertura del Corso Umberto, ma, o meglio non solo, ma la chiusura totale del centro storico. Quindi il progetto è molto più ampio, non è inerente ai 300 metri del Corso Umberto, ma tende ad avviare appunto un percorso che porta alla creazione del centro commerciale naturale. Il progetto è ambizioso, il progetto prevederebbe la chiusura nel fine settimana oltre del Corso Umberto, anche di Piazza Matrice, di Corso Butera, di Via Libertà, una carreggiata, e di Via Palagonia, quindi la strada che congiunge con Via Quattro Ciocchi, che fa da confine a questo poligono. Non c'è stata ancora nessuna firma di nessuna ordinanza, stiamo lavorando ad una bozza, ma ovviamente ci sarà, come è nostra consuetudine, un dialogo con i cittadini, una partecipazione della decisione. Fermo restando che anche questa decisione verrà vincolata da un protocollo d'intesa con i commercianti, che prevederà appunto la creazione di queste quattro gallerie: Liberty Gallery, Butera Gallery, Umberto Gallery e Palagonia Gallery. Cambierà anche l'arredo urbano, vogliamo cambiare l'arredo urbano di queste quattro gallerie, vogliamo lavorare dal punto di vista semiotico in queste quattro gallerie, insomma vorremmo ridare al centro storico un po' più, vorremmo rilanciare il centro storico. Gli esponenti di Forza Italia a Bagheria hanno organizzato una raccolta di materiali per la scuola da donare alle famiglie in difficoltà. Ascoltiamo le interviste. L'iniziativa Banco Scuola appunto è una raccolta di materiale didattico per famiglie bisognose, e quindi noi siamo già in contatto con la scuola Bagnera, con la direttrice, la dottoressa Bonanno, e daremo il materiale che raccoglieremo domani pomeriggio alle ore 16 allo SMA, ex SMA, ora è supermercato Simpli. Saremo là davanti proprio per cercare di raccogliere il più materiale possibile per poterlo donare alla scuola Bagnera, e là poi lo smisteranno per le famiglie che appunto ne hanno di bisogno. Quindi in poche parole, voi fate un appello alla popolazione per fare cose. Ognuno può dare una mano in questo banco? Assolutamente sì, invitiamo tutti i cittadini a venire a donare anche una matita, un colore, un quadernone, anche uno zainetto già usato potrebbe essere utile per tanti bambini che sono meno fortunati, e quindi questo è proprio un volere dare un diritto, che è appunto lo studio, a tutti senza discriminazioni sociali. Politica secondo me è aiutare il prossimo, cioè lo vediamo anche a livello locale, a livello anche giovanile, quando un ragazzo come me di solamente 19 anni inizia queste iniziative appunto per poter aiutare i bambini, cioè ricordiamo che aiutando i bambini anche meno bisognosi riusciamo anche a aiutare una famiglia, quindi questo è molto importante, è un messaggio che vogliamo portare avanti, perché sin da una piccola cosa, come disse appunto Maurizio, una matita, possiamo fare un gran bene appunto per una famiglia magari più numerosa, una famiglia che comunque non può permettersi in tempi di crisi, diciamo, materiale didattico per la scuola. In scena al Teatro Zappalà di Palermo dal 27 settembre al 5 ottobre La Tosca di Puccini. Abbiamo incontrato il soprano Anita Venturi, protagonista della celebre opera lirica. Vediamo. Cosa si prova ad interpretare un ruolo così importante?
Sì, prova una serie di emozioni che sono un po' un misto di paura, di emozione, di voglia di farla bene. Insomma, è un ruolo molto forte questo, molto dal punto di vista sia esecutivo che tecnico, che proprio anche proprio della personalità del ruolo. Infatti, una delle più grandi tosche è stata appunto Maria Callas, che era una grandissima cantante, ma era anche una grandissima attrice. Bisogna proprio entrare in questo ruolo. Lei già in Tosca nasce diva, è una diva, è una cantante lirica tosca. Quindi bisogna essere doppiamente dive, doppiamente cantanti liriche, doppiamente tutto. Insomma, un ruolo veramente impegnativo. Quindi possiamo dire anche un senso di responsabilità. Sì, molto, anche perché il titolo, quindi insomma il primo nome, Tosca, e quindi è molto, molto, poi canta per tre atti, e a differenza degli altri che magari c'è chi muore prima, invece Tosca arriva fino alla fine, si butta proprio la chiusura, che lei si butta da Castel Sant'Angelo a Roma, perché appunto viene scoperto che ha ucciso Scarpia per salvare il suo Mario, insomma tutta una storia un po' complessa, molto bella, finisce tutto, è molto tragica, come tutte le opere di Giacomo Puccini. Lui dicono che fosse un po' misogino, che non amasse molto le donne perché le fa morire tutte in male. Diciamo che l'unica opera dove non ci sono morti è Gianni Schicchi, che è un'opera buffa, poi tutto il resto è sempre morte, però insomma è veramente una grandissima musica. Poi io lo dico perché sono di Lucca come lui, quindi insomma devo dire che in questo mi sento un po' patriottica. La stilista Anna Maria La Bianca, di origini bagheresi, sceglie la storica Villa Palagonia e i talenti siciliani per il suo ultimo servizio fotografico per la sua collezione Sisili. La stilista ha scelto Villa Palagonia come scenario per la sua collezione di foulard rappresentanti fichidindia siciliani. La richiesta è stata accolta dal comune di Bagheria con grande entusiasmo e grazie anche al supporto da parte dell'assessore alla cultura Rosanna Balistreri e dell'amministrazione del sindaco Patrizio Cinque è stato possibile per la stilista coronare il suo sogno, e cioè quello di supportare e dare meritata visibilità nel mondo alla pittoresca città di Bagheria con la sua storia, la sua cultura e i suoi colori. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.